Bentornati amici, un video fa abbiamo parlato di fotografia di stock, quali sono i pro e i contro, come si entra in questo mondo e se è ancora possibile guadagnare dei soldi nel 2023 tramite queste piattaforme. Abbiamo visto che la risposta potrebbe non essere quella che ci si aspettava, perché è una risposta un po' ibrida, ovvero ve la riassumo in soldoni: si guadagna ancora, si guadagna poco, si guadagna solo se si è dentro da tanti anni. Cominciare adesso è molto proibitivo, presenta molti ostacoli, non è per niente facile, quindi non sono certo qui a impedirvi di provare. Se volete, provate. Io ho un'esperienza di molti amici a cui l'ho consigliato che hanno mollato, hanno rinunciato perché gli portava via troppo tempo e gli fruttava troppo poco sul breve periodo. È una cosa che comincia a fruttare dopo anni che si è dentro, quindi non vi dico di non farlo, però se lo fate armatevi di santa pazienza. Oggi voglio esaminare con voi un aspetto, diciamo, secondario, che però può essere molto molto utile a chi sta cominciando. Parliamo infatti di una tipologia di upload che è l'upload come editorial. Ora, sulla maggior parte delle agenzie voi troverete la dicitura file editorial o illustrative editorial o comunque editoriale in generale, se l'avete messa in italiano. Che cosa significa? Dobbiamo fare una distinzione. Nel momento in cui io carico un file multimediale, quindi una foto, un video, qualsiasi cosa, carico un file multimediale che è frutto del mio ingegno, io posso caricarlo come creative, come creativo. Quindi sostanzialmente è una cosa che ho creato io ed è una cosa che può essere usata per fini commerciali, quindi può essere una foto di un tramonto, un mio selfie, una foto dei miei alluci. Quelle sono tutte foto che vanno sotto la dicitura creative. Sono delle immagini che io ho realizzato, diciamo, da solo, con il mio ingegno e senza utilizzare prodotti, loghi, persone o luoghi famosi. Che cosa succede però invece se c'è una di queste cose nella mia foto? Facciamo un po' di esempi. Io mi prendo il nuovissimo, ormai col cucco nuovissimo, il nuovissimo iPhone 12 e decido di fare una foto dell'iPhone 12. È lecito, no? Ci sono foto dell'iPhone 12 in vendita su queste piattaforme, per cui io fotografo il mio in buona fede e lo metto su. Mi viene puntualmente rifiutato. Perché? Perché non ho spuntato editorial. Che cosa significa questo editorial? Editorial significa che io sto segnalando alla piattaforma e di conseguenza all'eventuale compratore, sto segnalando che questa immagine contiene dei contenuti che non sono frutto del mio ingegno, perché un iPhone 12 non è frutto del mio ingegno, io l'ho fotografato ma è una banalissima foto prodotto. Quindi la piattaforma me la lascia vendere, però va sotto la dicitura editorial, aspetta a me spuntarla. Se io non la spunto e provo a venderla come creativa, mi viene rifiutata. È importante capire questo concetto, perché all'inizio, io mi ricordo che moltissime mie immagini venivano rifiutate per questo motivo, e io ci ho messo del tempo a capire perché e a capire in che occasioni dovevo spuntare editorial. Addirittura pensate che su alcune piattaforme, cito in particolare Shutterstock, bisogna non solo spuntare editorial, ma bisogna anche mettere nelle parole chiave illustrative editorial. Altrimenti, se io evito uno di questi due passaggi, la mia foto viene automaticamente rifiutata. È brutto, è pesante, però è così, quindi dobbiamo cercare di capire queste cose in maniera da procedere più spediti, perché più carichiamo più guadagniamo, quindi non possiamo rimanere bloccati su un upload che ci si blocca, giusto? Per cui, primo caso, ovviamente ho comprato qualcosa, ho comprato una nuova fotocamera, ho comprato un nuovo cellulare, ho comprato un nuovo microfono, qualunque cosa io abbia comprato, posso fotografarlo e posso metterlo in vendita, però devo spuntare editorial. E non solo, devo anche mettere una dicitura ben precisa, perché questi file hanno bisogno di una descrizione, ovviamente. Ora, se il nostro file è editoriale, è obbligatoria una descrizione che riporti il luogo, la data, e la descrizione ovviamente deve essere quanto più accurata possibile. Ora, la descrizione deve essere codificata così: città, virgola, paese, spazio, trattino, spazio, data. E la data, il più delle volte, la vogliono in formato americano, quindi non giorno, mese, anno, ma messo tutto al contrario. Ogni piattaforma vuole la sua, è importante ricordarselo, perché prima memorizziamo questa cosa, prima potremo caricare agevolmente i nostri file. È molto importante questo passaggio, perché se c'è un errore nella prima banda, nella prima riga della nostra descrizione, anche qui l'immagine è rifiutata di default. Sono molto severi sulle immagini editoriali, perché possono potenzialmente includere dei contenuti, non dico sensibili, ma quasi. E vi faccio un esempio su tutti. Io fotografo Piazza del Duomo, io abito a Milano, faccio una foto in Piazza del Duomo. In Piazza del Duomo ci sono due cose che la rendono editorial: le persone e le scritte.
Per cui noi abbiamo delle persone che transitano in Piazza del Duomo, è una piazza pubblica per cui è pieno di gente, per cui ci sono delle persone che passano. Ora, normalmente, se io fotografo una persona, faccio un ritratto, se il frame che vedeste fosse questo qui con me dentro, questa è un'immagine, un video, una foto che avrebbe bisogno di una liberatoria, cioè la persona ritratta dovrebbe firmare un foglio in cui dice sì, sono a conoscenza che il fotografo ha preso questa immagine di me, sì, sono a conoscenza che la venderà e non mi crea nessun problema e non chiederò mai soldi all'agenzia in seguito al fatto che la mia immagine è stata sfruttata. La liberatoria dice fondamentalmente questo, cioè è un foglio con cui la persona ritratta garantisce che non farà storie se la sua immagine viene sfruttata, perché lo sa e accetta la cosa, probabilmente dietro pagamento, tratta di modelli il più delle volte. Però che cosa succede se io non ho una liberatoria? Perché se sto facendo un ritratto a una singola persona, ci sta, gli chiedo la liberatoria e se me la concede il gioco è fatto, carico la liberatoria, è morta lì. Ma se io ho fotografato Piazza del Duomo non posso chiedere la liberatoria a 50 persone, non posso chiedere la liberatoria a 1000 persone, ovviamente. In questi casi la nostra immagine va dentro il mega contenitore delle editoriali. Editoriali significa fondamentalmente che non possono essere usate per fini commerciali, quindi una foto editoriale può essere utilizzata per raccontare che c'è stato un evento in Piazza del Duomo, può essere usata per far vedere la città in un articolo di giornale in cui si parla della città di Milano, non può essere usata per dire apre il nuovo Apple Store a Milano, per esempio. Non potrebbe. Diciamo che la regola è questa, non si dovrebbe comprare una foto editoriale e farci della pubblicità per un'azienda, non si dovrebbe. Poi succede lo stesso in realtà, capita che l'azienda dica a me serve quella foto della città di Milano, la prendo anche se è editoriale. Perché tanto il punto di interesse non sono le persone piccoline sullo sfondo, quindi diciamo che molte aziende se ne fregano e la usano lo stesso, e questo per noi è meglio perché vuol dire che ci arrivano più soldi. Per questo dico che fotografare luoghi famosi vicini a noi è sicuramente vantaggioso, perché ci permette di mettere del fieno in cascina subito. Un ultimo caso in cui la fotografia può essere considerata editoriale è se ci sono delle scritte o dei segni all'interno della nostra immagine. Prendiamo sempre il caso di Piazza del Duomo. Se anche noi la facessimo all'alba e se anche riuscissimo a beccare un momento in cui non c'è nessuno, ci sarebbero comunque le insegne dei negozi, le vetrine, qualche cartello stradale, magari qualche bar che ha esposto qualche pubblicità, magari un bar che ha messo fuori la cosa dei gelati con su scritto San Montana. Queste sono tutte cose che di nuovo rendono editoriale la nostra foto, perché ci sono degli elementi che non sono frutto del nostro ingegno. Ora, è pur sempre vero che anche alcuni edifici ricadono sotto questa dicitura, perché alcuni edifici, soprattutto se nuovi, soprattutto se l'architetto è ancora in vita, magari non possono essere fotografati e messi in vendita, quindi anche in quel caso bisogna sempre mettere editoriale, e molte volte ci verrà anche richiesta una liberatoria da parte del proprietario, e lì ovviamente non ci possiamo fare niente, perché non possiamo bussare al proprietario di un grattacielo e dirgli guarda, vorrei fare dei soldi vendendo la foto del tuo grattacielo. Quello non ci risponde neanche, se ci dovesse rispondere ci risponde con la lettera di un avvocato in cui ci intima di cessare ogni attività. Quindi se succede questo, purtroppo non esiste scappatoia possibile, perché ci verrà negato fino alla morte il permesso. Se però non ci viene richiesta una liberatoria di proprietà, possiamo mettere editoriale e pubblicare quasi la qualsiasi. Ovviamente gli edifici, l'architettura vanno molto in questo mercato fotografico, perché qualsiasi agenzia può avere interesse a comprare delle immagini della propria città, qualsiasi attività può avere interesse ad avere un'immagine della propria città per esporre i propri servizi, per fare un annuncio, per qualsiasi cosa. Ora, perché la gente compra su queste piattaforme? Perché vuole avere delle garanzie. Nel momento in cui io compro una foto d'agenzia, io voglio essere sicuro di due cose. La prima cosa è che nessuno mi verrà a chiedere dei soldi in più per quella foto, perché molti le prendono da Google. No, quando io prendo una foto da Google, che cosa succede? Io fondamentalmente sto rubando, perché sto prendendo una cosa senza sapere chi è il proprietario. Ora, la legge su questo non ammette l'ignoranza, nel senso che vi faccio l'esempio che faccio sempre ai miei studenti. Se io cammino per la strada della mia città e trovo una Lamborghini con la portiera aperta e le chiavi attaccate, che cosa faccio? Mi siedo, accendo il motore, parto e me ne vado. Ragazzi, ho rubato un'auto. E il fatto di dire ma non c'era nessuno e quindi non sapevo che fosse di qualcun altro, vi assicuro che non ci mette al riparo dall'accusa di furto. È furto, abbiamo rubato un'auto. Ovviamente a molti di voi sarà suonata una campanella mentre io vi facevo questo esempio, perché molti di voi avranno detto cavolo, ma stai rubando un'auto. Esatto.
È ovvio che stai rubando un'auto, perché è ovvio che quell'auto non era lì per conto suo, che era di qualcuno. Dobbiamo fare lo stesso ragionamento anche con le foto. Se io prendo una foto da Google, se io prendo un video da YouTube, quel video è di qualcuno, l'ha fatto qualcuno. Per la legge italiana, e comunque la maggior parte dei paesi si sono allineati su questo, chi preme il grilletto è detentore dei diritti, per cui se io ho scattato la foto, quella foto è mia. Per cui se tu, agenzia, azienda, chiunque, prendi la mia foto senza chiedermelo e la usi per fini commerciali, io ti faccio causa, ti chiedo dei soldi, non ti chiedo 10 centesimi che sono quelli che mi sarebbero arrivati se me l'avessi comprata tramite un'agenzia di stock, ti chiedo molto di più, perché a questo punto ti chiedo i danni e ti chiedo di risarcirmi per quello che hai guadagnato illecitamente con l'utilizzo della mia proprietà intellettuale. Quindi, perché le persone comprano su queste agenzie? Per non avere questo problema. Se hanno un progetto importante, se devono vendere un prodotto, fare una campagna, fare una cosa con diffusione, quindi una cosa che potenzialmente il fotografo vedrà, a quel punto cercano una piattaforma che gli garantisca che questo fotografo non chiederà degli altri soldi perché è già stato pagato. Una miseria, 10 centesimi, ma è già stato pagato e quindi non chiederà soldi in più. Questa è la prima garanzia che chi compra su queste piattaforme chiede. La seconda garanzia è che le persone e i brand ritratti non chiedano soldi. Perché se io ho fatto una foto di una persona e la carico senza liberatoria, questa foto viene scelta per la scatola dei cornflakes, questa persona si vede sulla scatola dei cornflakes e fa causa alla Kellogg's, ovviamente la Kellogg's ci ha perso. Quindi la Kellogg's vuole la garanzia che nel momento in cui compra una foto ci sia una liberatoria firmata dalla persona ritratta. Su questa liberatoria c'è scritto che questa persona non può chiedere dei soldi in più, perché o ha già avuto dei soldi o comunque ha firmato un documento per cui non può più chiedere dei soldi, non può più avanzare pretese né all'agenzia né a chi fa uso dell'immagine che viene venduta tramite l'agenzia. Per questo motivo la distinzione è importante ed è per questo che molte immagini ci vengono rifiutate con questa motivazione, perché l'agenzia deve poter garantire questa cosa. Se ovviamente io faccio una foto di Piazza del Duomo che è piena di gente, ci sono tantissime persone che potrebbero fare causa per sfruttamento d'immagine. La scappatella che si è trovata è questa: nel momento in cui abbiamo un'immagine di questo tipo può essere usata solamente per fini editoriali, quindi non può essere usata per generare un profitto, ma può essere usata solamente per articoli di attualità. La regola fondamentalmente dice questo: in questa maniera non c'è nessuno che può vedersi chiedere dei soldi perché ha avuto un guadagno sullo sfruttamento dell'immagine delle persone ritratte. La regola più o meno è questa, è più complicata di così, ma ve la sto oversemplificando per farvi capire quando è che dovete spuntare quell'editorial e quando no. Fondamentalmente spunteremo editorial se c'è un prodotto riconoscibile come soggetto principale della nostra foto, quindi se ho fatto una foto dell'iPhone 12, ovviamente l'iPhone 12 riempie per intero, è l'unico soggetto e quindi ovviamente è editoriale. Se sto facendo questo, facendo una foto di una persona con in mano un iPhone 12, se l'iPhone 12 è riconoscibile, se si vede il logo della mela, se si vede qualcosa di palesemente riconoscibile, di nuovo è editoriale. Se invece non si vede, quindi se io sto coprendo completamente il loghettino della mela, a questo punto potrei provare a metterla come creativa e vedere se me la rifiutano perché riconoscono il design della scocca dell'iPhone, però potrebbero accettarmela. Quindi se ho cancellato i loghi, se ho cancellato tutto quello che può essere editoriale, posso metterla anche come creativa. Però ragazzi, attenzione, il guadagno tra editoriale e creativa non cambia. Quindi se voi la caricate come editoriale, viene venduta esattamente allo stesso prezzo che sarebbe venduta una creativa. Certo, è molto più probabile che vi arrivino delle licenze estese per le immagini creative, è molto più difficile che vi comprino delle licenze estese per le editoriali, quindi un minimo di vantaggio nel cancellare i loghi o nel cercare di non doverla mettere come editoriale c'è, però alla fine della giornata vi conviene mettere la dicitura giusta, cioè se una cosa è editoriale mettetela editoriale, non provate a farla passare come creativa perché tanto fondamentalmente guadagnate la stessa cosa. Ci tenevo a specificare questo punto perché sulla maggior parte delle agenzie sono molto severe. Quindi se sbagliate la dicitura, se non mettete editoriale, vi vedete rifiutare a cascata tutte le immagini. È importante seguire tutti gli step che vi ho detto perché in questo modo riuscite a caricare in maniera efficiente senza vedervi rifiutare le immagini, quindi dovendole rimettere. Io ci ho messo del tempo a capire tutto quello che volevano perché non te lo spiegano molto chiaramente. Sì, te lo dicono, ma sono un po' superficiali su questo perché tanto hanno già immagini che gli arrivano, non hanno bisogno delle vostre, mentre voi avete bisogno di caricarle se volete intraprendere questa strada. Quindi spero con questa mini guida
affida sulle immagini editoriali di avervi fornito una chiave di lettura con cui riuscire a caricare in maniera un po' consistente. A questo punto io vi ricordo che questo è un canale che tratta sovente temi di questo tipo, quindi fotografia, videomaking, grafica e design. Se questi argomenti vi interessano, io vi invito a lasciare un like a questo video prima di tutto e a seguire questo canale attivando anche la campanella in modo da rimanere sempre aggiornati. Vi lascio anche in card i video precedenti che ho fatto sempre su questo medesimo argomento, perché potrebbe essere interessante andarveli a rispolverare, soprattutto se state muovendo i primi passi in questo settore. Ragazzi, per questo episodio è tutto, io vi ringrazio di aver passato con me questi minuti e vi do appuntamento al prossimo video.